Vangelo del giorno, lunedì 27 luglio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Abbiamo ascoltato nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo la narrazione di diverse parabole, ma già nelle domeniche precedenti abbiamo ascoltato la parabola del seminatore, la parabola del grano e della zizzania. C'è un ordine nel Vangelo secondo Matteo che è bello anche sottolineare. Allora, queste parabole ci aiutano a comprendere come nasce il regno di Dio. In un solo modo, seminando la parola del Vangelo. Come cresce il regno di Dio? Convivendo con grano e zizzania fino alla fine, bene e male, luce e tenebre. Importante è che noi restiamo sempre grano, luce, sale, bene, amore. Poi un'altra verità importante sul regno di Dio. Come si diffonde il regno di Dio? In un solo modo, con l'immagine del lievito. Cosa fa la donna? Mette il lievito in tanta farina e questa viene tutta fermentata, lievitata, così seminando la parola nei cuori. La parola ricca di Spirito Santo, ricca di grazia, attrae i cuori alla verità, a Cristo. Allora la nostra preoccupazione qual è? Restare regno di Dio e seminare il regno di Dio nei cuori.